Siamo a Berlino presso il Palace Hotel per seguire i lavori dell'ECG, l'Assemblea Generale, l'Assemblea Europea degli Operatori dell'Automotive. Siamo per il Messaggero Marittimo in collaborazione con Telegranducato. Sono partiti i lavori, le sessioni di incontri da parte degli operatori per affrontare le varie tematiche al centro, appunto, le nuove sfide del trasporto a livello globale. Filippo Rizzi Ariani, Grimaldi Group, è intervenuto nella conference della mattina di ECG, nell'Assemblea Generale, per parlare di sostenibilità nel trasporto. Intanto, come si può intendere oggi, al momento, come può essere sviluppato questo settore e anche le prospettive? Sì, allora, in realtà il tema della sostenibilità, come ben sa, è un tema caro a noi di Grimaldi e quindi abbracciamo questo interesse anche in ambito ECG, cercando di capire quelle che sono le prospettive del mondo automotive, dove noi appunto siamo molto specializzati nel trasporto di autovetture. Il tema di fondo che ne è uscito all'interno dei nostri workshop è che c'è grande incertezza sul mercato, incertezza dettata, sì, abbiamo dei target chiari da parte delle autorità, però allo stesso tempo c'è un'incertezza perché non si sa il mercato effettivamente come reagirà a questi target e quale sarà la reazione dei consumatori, la reazione, la stessa tecnologia, se ci sarà una tecnologia compliant con i target. Quindi diciamo tutto un set di sfide per il settore. Noi ovviamente come player possiamo cercare di porci come leader in questo tema, che è diventato ovviamente il tormentone per tutta l'industria, e come leader appunto puntando sempre più tecnologie verdi che possano costituire anche un benchmark per tutte le altre compagnie del settore. Come Grimaldi cerchiamo di fare questo e ovviamente poi questo è anche il messaggio che cerchiamo di perseguire a livello di industry tramite ECG. Tra l'altro, parlando proprio di sostenibilità, il trasporto marittimo comunque già rappresenta una sfida importante da sostenere rispetto per esempio al trasporto su strada. Abbiamo sentito proprio il capo della DG Move Transport della Commissione Europea che ha detto che non si può pensare che l'incremento del trasporto venga sostenuto soltanto dal trasporto su strada. Questo dobbiamo cercare di lavorarci e in questo caso appunto il trasporto marittimo rappresenta sicuramente una valida alternativa. Sì, assolutamente. Infatti noi di questo ne abbiamo fatto il nostro core business, proprio perché l'intuizione insomma della nostra proprietà ha portato a puntare sempre più sui trasporti marittimi proprio come alternativa al via strada. Sono dati di fatto, la nave permette di abbassare i coefficienti medi di emissioni del carico imbarcato e come appunto cerchiamo sempre di lanciare il messaggio, c'è bisogno sempre di un contributo da parte delle autorità per rendere sempre più uno standard il trasporto marittimo come alternativa al via strada. E dal punto di vista italiano, ma possiamo dire europeo e a livello internazionale, globale, ha parlato di incertezza, quindi che cosa si chiede in questo caso alle istituzioni o comunque a tutti gli organi che possano in qualche modo influire e dare il proprio contributo a questo? Cosa possiamo chiedere? Possiamo chiedere delle misure ferme e delle misure certe. Da sempre abbiamo chiesto la possibilità di usufruire del mare bonus in maniera continuativa, appunto perché questo è uno schema virtuoso e che appunto lascia libero il consumatore, il cliente, di poter scegliere la miglior soluzione e quindi spostare il proprio carico su mare laddove appunto trova un beneficio e quindi si lascia al mercato la scelta del trasporto via mare e ne emerge diciamo un ciclo virtuoso del mercato. Comunque puntare sulla tecnologia, sulla digitalizzazione, questo è un altro argomento chiave che sta venendo fuori in questa conference e sicuramente appunto andare avanti dal punto di vista della modernizzazione dell'impatto tecnologico su proprio anche dal punto di vista dei vettori e dei mezzi. Sì, assolutamente. Ovviamente
come Grimaldi non aspettiamo, ci stiamo già ponendo come leader in ciò, quindi a prescindere da quelli che possono essere gli incentivi, c'è tutto un discorso di coscienza sociale, quindi fare della sostenibilità proprio il cardine della propria strategia e quindi porsi in maniera da leader sul settore senza aspettare che appunto qualcuno ci dica cosa e come fare.